Inizia a prendere forma il centrocampo del Pescara, il reparto di fatto meno fornito a poche ore dal ritiro di Palena. Attese entro domani, in tempo per la partenza verso il comune del Sangroventino, le firme di Luca Mora ed Emmanuel Giabua. A 34 anni, Mora sarà l'uomo d'esperienza del reparto nevralgico, con un passato da esterno mancino tutta fascia ad una evoluzione al suo attuale ruolo di mezzala, protagonista della scalata della spalla di Semplici dalla C alla A in due anni, dal 2015 al 2017, poi la promozione dalla B alla A anche con lo Spezia di Italiano nel 2020, un vero e proprio portafortuna, quindi il ritorno alla spalla con cui è arrivato a scadenza di contratto. Nel 2021 fu protagonista suo malgrado all'Adriatico Cornacchia, conquistandosi un calcio di rigore generoso, per usare un eufemismo, e provocando l'espulsione del biancazzurro Drudi. Per la cronaca, quella partita fu vinta dalla SPAL 1-0. Giabua, italiano di origini ghanesi, classe 2001, arriverà in prestito dall'Atalanta, con cui ha debuttato in Serie A nel dicembre 2020, dopo anni molto proficui in primavera. La scorsa stagione non è stata semplice, con poco spazio a Perugia, ed ora in biancazzurro la speranza di giocare con più continuità. Con l'arrivo dal Monza di Lombardi, ma non di Sia Tunis, ieri l'ufficialità dell'operazione Sorrentino col club di Berlusconi, e con valutazioni in atto per Amadou Diambo, il reparto è ancora lontano dall'essere completato. Il DS dell'Icari è ancora in attesa di una risposta dal play Salvatore Pezzella, di proprietà della Roma, il quale però continua a nicchiare. Delfino sempre vigile anche sulla mezzala Davide Mazzocco del Cittadella, anche se il colpaccio sarebbe il 29enne Igor Radrezza, mancino di qualità, mezzala o trequartista. Il giocatore è legato alla Reggiana fino al 2024 e proprio ieri ha parlato al sito Tutto Reggiana. Sono qui da 3 anni, sto bene a Reggio e non ho problemi a rimanere, ma dipende da cosa offre il mercato, ha dichiarato. So che ci sono state offerte e devo valutare ciò che è meglio per me. Pattuglia di terzini che si arricchisce con la firma di Davide De Marino dalla Juventus, ma che non gioca da aprile 2021 a seguito della lesione del crociato del ginocchio destro. Nel mirino anche Romano Floriani Mussolini della Lazio e Federico Vaglietti del Genoa, ma servirebbero anche alcune uscite di potenziali esuberi quali Rasi, Frascatore e Cancellotti. Intanto domani a ora di pranzo la squadra e lo staff guidati dal tecnico Alberto Colombo partiranno alla volta di Palena, dove alle 17.30 sosterranno il primo allenamento di un ritiro che si chiuderà mercoledì 27 luglio. Domenica 24 ci sarà il primo test e sarà una amichevole di lusso contro la squadra turca della Adana Demirspor, allenata da Vincenzo Montella e che ha in rosa Mario Balotelli e il grande ex biancazzurro Birkir Bjarnason.